Hard West 2, uno dei titoli forse più promettenti tra quelli in arrivo per quanto riguarda gli amanti della strategia, è attualmente in fase di playtest. Potete fare richiesta su Steam ed è molto probabile che veniate accettati. Io ho semplicemente cliccato, manco dovuto aspettare, ho avuto l'accesso diretto. Quindi lo vediamo, lo proviamo, è già in italiano, già in questa fase preview, evviva evviva per una volta, e vediamo com'è. Sono curiosissimo, che è un titolo che racconta il West, ma in maniera un po' così particolare, un po' più eccentrica, se vogliamo, e credo che questo primo contatto potrebbe riservare più di qualche gioia. Any idiot with a gun can rob a bank. Robbing a train? Now that's a real feat. So I got this tip from a guy about a train full of federal gold. Runs by night, minimal crew. Folks call it the ghost train. Some even believe it's haunted. Me? I think it's a pretty good cover. So I've rustled up a posse to go after it. Flynn. Bit on the green side, but probably the smartest of us all. Clearly, I don't keep her around for her fists, but she's got darker talents, the kind that don't bear dwelling on much. Laughing Deer. Don't mind the name. Nothing funny about this one. An exile, even among his own tribe. What he did, I do not know. But I do know what he does, and what he does ain't pretty. Then there's Clive. Kestrel Colt, as the press calls him. Fastest gun in the West, they say. And he don't argue none. He's my protege and my best friend. Me? I'm Jin Carter, gunslinger, outlaw, first-rate gambler at your service. And very soon, a filthy rich man. Direi un bel cast. You were right, boss. They barely have any security. No passengers, too. I don't like this. Let's call it off. Go, go, go. Whoever boards the train first gets an extra cut. Allora, ti do il benvenuto al tutorial dove puoi imparare le meccaniche, vabbè. Fai clic sulla catena evidenziata, ok. Punti azione, vabbè, i punti azione, il consumo dei punti azione ce l'abbiamo. Bene in mente, c'è bisogno di leggere niente. Poi con WASD muoviamo la visuale. Ok. Mi piace tantissimo la strategia in tempo, cioè la strategia a turni, ma con il mondo in movimento, è particolare. Punti vita, va bene. Dove vado? È ora di sparare a qualche cattivo. Scegli l'abilità fuoco, ne riguardo in basso. Ah, eccola. Quando un membro della posse uccide un avversario, ottiene un bravado e recupera tutti i punti azione. Ah. Allora, danni base, probabilità di colpire. Vabbè, qua abbiamo. Allora, qua è per spostarlo. Io da amante di strategia mi sono già innamorato. Comunque, so voi, ma. Ok, io ho trovato il mio most wanted di questo periodo. Fortuna, accidenti, anche il famoso Kestrel Colt, a volte manca il bersaglio, soprattutto quando prova a colpire qualcuno in copertura. Quando un membro della posse ferisce un attacco, riceve punti di fortuna. Puoi usarli in seguito per aumentare la tua mira. Va bene. Giù la testa. Che è fatto da Dio a livello di cura dei dettagli.
Ma ne hanno parlato molto bene. Ma è ora di spendere qualche punto fortuna. Scegli abilità finezza 2. Aumentiamo la fortuna e siamo il 100%. E 1. Cavo personaggio, scegli Flynn facendo click su di lei. Su ritratto, ok. Puoi anche spostare la copertura sul nemico semplicemente aggirandolo. Ok. Cambia armi facendo click con V. Ok, pallettoni. Faccio un macello. Ma io li vorrei prendere entrambi. Poi gli attacchi in mischia della Findir funzionano meglio a distanza da vicino. Scende la vita, attacco 2. Obiettivo principale, il completare il colpo, segui gli obiettivi missione Daredevil, spostati all'angolo alta sinistra, buona fortuna. Ok, ci lascia da soli? Benissimo. Io vado a finire quello che stavo facendo. Ale, no, non ci posso credere. Fuoco. Non ho... ho ancora punti azione, sì. Metto qua. Siamo 3 punti azione, giù la testa. Andiamo fino qui. Ale. Lo prendo? Lo prendo! Mancano 2 guardie. Allora, caro Colt, ci spostiamo qui. E giù la testa. Stanno sopra. Quindi io andrei. Come faccio a non mi hanno spiegato. Ah, ecco, ok. Aspetta. Facciamo prima. Facciamo prima uno. Non lo prendo. Saliamo, saliamo. Poi due punti e non avrei. È un po' rognoso, eh. Conviene forse. Cercare di. Ah, se io colpisco questo. Abilità 15%. Se invece vado sull'attacco diretto è molto meglio. Oh, sarebbe stato più complicato. Stava a fare tutta. No! Stavo facendo tutta una cosa complicata per cercare di. E invece poi. Andiamo su, va. Sa che botta. Facciamo la burina? Facciamo la burina. Ale. Raggiungi la carrozza passeggera con tutta la posta. Ok, uno.
posso gestirli simultaneamente. Due. Tre. E 4. A tunnel? There were no tunnels here on the map. Someone, get a light! I can't see anything! Wait! Can you hear that? What the hell is happening? What is this? Stay calm. Where the hell are we? I said stay calm, goddammit! Si è fatto improvvisamente più esaltante di quanto già non fosse. Allora, raggiungi la locomotiva del treno. Allora, io inizierei facendo non posso fare niente. Vabbè, io andrei, non posso neanche fare questo. Vabbè, iniziamo dandogli. Poi mettiamo lei qui e V. Perfetto. Altro colpo. Ci proviamo? La rimettiamo in copertura. Poi non ho linee di tiro pulite. Cambiamo arma e via. Questo è andato. Perché ci dovrebbe permettere di fare così. E di metterci in copertura dietro l'altro. Andiamo avanti l'amico, va. Mancati. Ready when you are. Ma io a questo punto inizierei con Kestrel. Così siamo tranquilli. E lo porterei qua. Uccidi Mammon. Angolo non valido. E vabbè. Sparo diretto. Ha preso pieno? Ah, ecco, mi sembrava. Mi sembrava. Un po' troppo complesso. Dietro, dietro. Trova e uccidi il vero Mammon. Poi. Looking for trouble? Il problema è che qua
È abbastanza. Abbastanza rognoso. Il da farsi. Devo farli avanzare molto lentamente. Anche se. No. Per forza di cose devo far così. Sulla testa tutti. Sono un botto. Ah, così proprio. Vabbè, che non puoi sparare, però, giustamente. Diciamo che questa fase è tarato per non farti troppo male, essendo la prima missione, probabilmente. Qui dovremmo essere molto bravi a ottimizzare i bravado. Allora. Io andrei su questo. Right. Uno. Due. Tre. Quattro. Stava a fare un bordello. E cinque. Un attimo. Passiamo a Kestrel. Allora. Non lo farei spostare più di tanto. E mi metterei in copertura. Che non vorrei avere brutte sorprese. Abbiamo ottimizzato come si deve. Poi ci abbiamo di qua. No. Esponiamoci un pochino. È una parola? Ok. Così facendo, ora torno su Laughing Deer. Questo è fatto. Poi passiamo su di lui, che ha purtroppo. Ready, like always. Manca ancora lei, che non è mai stata usata. Possiamo fare così. Sì. Perfetto, riandiamo sulla Findir. Questo mi rimanda al bravado. E adesso lui è quello vero. Quello che si poteva fare l'abbiamo fatto. Vabbè. Diciamo che adesso ha sinceramente poche chance di vittoria. Perché noi facciamo 1 Laughing Deer, il colpo di grazia. Riandiamo in bravado e lo usiamo. 1 e 2. E poi la mandiamo qua.
Carter, lo mandiamo qui. Easy money. È ancora vivo, maledizione. Devo fare un'opera d'arte. Nessun angolo di tiro. Allora, proviamo a fare una cosa più complicata. Uno, due. Ci arriva? Yes. My, my. Such bravado. What the hell? Oh, don't be so surprised, Mr. Carter. I am a devil after all. Who do you think you are? The name's Mammon. Thanks for asking. I really have guests here. There's just no one fresh to play with. You like games, Mammon? Then how about a hand of poker? I win, you let us go and throw something in for our trouble. We lose? Well, it's your call. So greedy, I'd love it. I'll tell you what. How about I toss in the ghost engine? Just imagine all this power. It can make your wildest dreams come true. Win, and I give it to you. Lose, and your souls are mine. You want our souls? Yeah, sure. Knock yourself out. Our souls, Jin? What the hell? Shall I deal? We're using my deck. Fammi giocare, prego. Remember, Mr. Carter. One deal. High hand wins. Are you ready? Let's get to it then. Yes, that's right! Read 'em and weep, devil! If you think that will make a difference. And the winner takes all! You really think you could out-cheat me? Five of a kind! No. What? No! This is some kind of a trick. I don't even have a joker in my deck. Now it's time to cash in those chips. Hold on! Ma non c'è il joker a poker, ma che minchiata è? Ma no! Che fa? Bara così palesemente. Wake the hell up, Jin! Come on! Open your eyes! Oh, cosa è successo? I got us out! That's what happened! Now get up! We need to move! Andiamo! Let's look for shelter! Quindi è... Lucky we found these horses. Ma c'ha un che di Thronebreaker. Trofei di caccia. Hai preso $5. Beh, ragazzi, io mi sono ufficialmente innamorato del gioco. Per il momento mi fermerei qua, tuttavia, in modo tale da poter eventualmente tornarci quando sarà in forma completa. Raga, io a questo punto vi invito a farmi sapere cosa ne pensate. Se vorreste rivedere una volta raggiunta la 1.0, cioè quando esce dalla fase preview, e date un'occhiata eventualmente alla pagina Steam per richiedere l'accesso, così da poterlo provare anche voi direttamente. Detto ciò, grazie per la segnalazione. Restate sempre con gli occhi aperti, che io sono qui che ascolto ben volentieri e, come vedete, rispondo pure con i fatti, e noi ci vediamo alla prossima.